Siamo qui con Mr. Kazunori Yamauchi, inutile presentarlo, ma lo facciamo lo stesso, autore della serie di Gran Turismo. Innanzitutto, grazie per questa intervista, è un piacere di trovarti di nuovo. Felice di vederti. Allora, partiamo con la serie di Gran Turismo su PSP. Dobbiamo essere onesti, quando è stato annunciato non ci aspettavamo perché pensavamo fosse un poco a ritroso, andato un po' indietro nel tempo. Cosa ci puoi dire a proposito del gioco? Cosa terrà gli utenti PSP attaccati al gioco? Gran Turismo の PSP version は Gran Turismo per PSP è stato sviluppato specificatamente per la console portatile e da un punto di vista contenutistico è del tutto simile a quelli per le console casalinghe. Abbiamo visto che durante la conferenza Sony è stato annunciato per chi registrerà la PSP Go la prima settimana dell'uscita della console potrà ricevere gratis Gran Turismo PSP. Come mai questa decisione? L'offerta è stata del tutto un'idea di Sony Entertainment Europe. Secondo loro, questo bundle è il modo migliore per promuovere la PSP Go. Adesso è il momento di parlare di GT5, lo aspettiamo da tantissimo tempo dopo il quarto capitolo. Vogliamo sapere un data di uscita e se uscirà in tutto il mondo in contemporanea o meno. Nel tempo intercorso tra le 3 e la Gamescom abbiamo terminato la versione PSP di Gran Turismo e per questo qui a Colonia è presente una demo giocabile di Gran Turismo 5. Il gioco è ancora in sviluppo, ma la sua uscita non è troppo lontana nel futuro. Sarà successiva alla versione portatile e molto probabilmente ci sarà un lancio in contemporanea mondiale. Adesso abbiamo visto ieri che sul sito giapponese di Polyphony sono state annunciate delle nuove caratteristiche per quanto riguarda GT5, come ad esempio 1000 automobili disponibili, 80 tracciati, la modalità YouTube. Cosa ci puoi dire un po' di tutte le nuove caratteristiche annunciate ieri? Vorremmo aspettare ancora un po' per divulgare i dettagli del gioco, ma tutto quello che hai letto nel sito è vero. Riguardo invece la modalità single player di Gran Turismo, noi pensiamo che il gioco sia un'enciclopedia automobilistica, però per quanto riguarda la modalità single player magari c'è bisogno un pochino di qualche novità per tenere il giocatore attaccato al gioco e una grande longevità. Cosa ci puoi dire in tal senso? State preparando qualcosa di nuovo per il single player? Se si guarda la versione PSP, si noterà che il gioco è molto diverso dai Gran Turismo tradizionali. E realisticamente, il quinto episodio avrà molte feature simili. Per quanto riguarda invece i danni, sono stati anche confermati finalmente in GT5. Vogliamo sapere come incideranno un po' sul gameplay. È possibile dire qualche anticipazione su come incideranno sul gameplay? I danni ovviamente non sono solo estetici, ma influiscono anche sul modello di guida. Tutto dipende dai giocatori. Qualcuno apprezzerà, altri no, questa nuova feature. Un'altra cosa sorprendente è stato l'annuncio durante le 3 delle licenze NASCAR e WRC. Ci saranno dei campionati specifici all'interno del gioco o saranno soltanto macchine disponibili all'interno delle gare classiche di Gran Turismo? La classe NASCAR ha la possibilità di avere delle gare vere e proprie e non solo una parte della sua tecnologia trasferita nelle corse. Ho sempre saputo che il massimo della tecnologia automobilistica è stata rappresentata nella serie, ma questa doveva essere necessariamente inclusa nel gioco. Per quanto riguarda il campionato WRC, avremmo voluto sempre inserirlo in Gran Turismo e finalmente abbiamo avuto l'opportunità di farlo. Per quanto riguarda invece sempre l'annuncio che c'è stato ieri sul sito ufficiale, si è parlato di nuove macchine, nuovi tracciati. Ci puoi dare qualche anticipazione su qualche nuovo brand automobilistico che ci sarà in Gran Turismo o perlomeno quando verranno rivelati? Non posso dirti nulla. Parleremo delle vetture e delle case automobilistiche tra un po'. L'ultima domanda invece riguarda l'aspetto tecnico del gioco. Qual è il vostro obiettivo? Innanzitutto sicuramente la risoluzione 1080p e poi mirate ad avere 30 o 60 frame per secondo. In quanto il gioco GT5 sarà differente rispetto al prologue? Questa è un'altra domanda a cui risponderemo più avanti. Ma posso dire che il gioco andrà a 60 frame al secondo e a 1080p.
Thank you. Interview, arigato, gatanasta.